che scende dalla barca vince 10.000 euro. Ma aspetta, 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 non uno yacht dove è bello starci, una vera e propria barca da lavoro dove dovremo anche lavorarci. Siamo carichi a questa nuova avventura? Ma dove cazzo mi hai portato, Crazy? Ma come? È bellissimo qua, ragazzi. Siamo in una vera e propria barca da lavoro. Ma tra l'altro, Giada, ma che cos'è questo rottame? Io non salgo, io ho paura della barca. Ma no, devi salire per forza. Dai, no, vieni che ti... No, ragazzi, prima voglio sapere cosa c'è in palio, perché sennò io non salgo. Te l'ho appena detto, ci sono 10.000 euro, ma l'ultimo pesce... Ok, guarda, non ci penso più, neanche per un minuto. Ah, per 10.000 euro non... Sì, è già salita, complimenti, eh. La puzza di pesce, Crazy, ma è incredibile. Ragazzi, siamo in una barca da lavoro. Per iniziare, ognuno di noi avrà questo pezzetto di carta dove sarà indicato il luogo in cui passeremo la prima ora. Potete aprire il vostro biglietto. Wow! Muovetevi, perché ognuno di noi deve raggiungere il proprio posto entro 2 minuti. Correte, correte, correte. Ragazzi, a me è capitata la cabina di pilotaggio, che in teoria si dovrebbe trovare sempre sopra la barca, quindi è normale che dobbiamo salire. Allora, raga, la posizione in cui deve andare è il motore. È la zona più schifosa che esista. Raga, ho trovato il motore. Cioè, non c'è completamente nulla. Una scala. Mi sa che da lì si entra, raga. Raga, io non capisco perché gli altri sono così nervosi. Io andrò nella prua, che sarebbe la punta della barca. Mi rilasserò al massimo. Oh mio Dio, ma qua c'è il sole. Io dovrò stare tutto questo tempo sotto il sole. Come faccio? Qua non c'è neanche un ombrellone. Però devo dire che la vista è spettacolare. Ma porta? Sì. Oh, che puzza. Che puzza. C'è il posto più schifoso. C'è una puzza incredibile. E ci sono puzzanti. Benzina. Tra l'altro, dobbiamo muoverci perché abbiamo 2 minuti. E 2 minuti, fidatevi, che passano in fretta. Raga, è impossibile vincere la sfida qua. Raga, se non sono scemo, questa dovrebbe essere la cabina di pilotaggio. Di conseguenza andiamo. E infatti, raga, oh mio Dio, è la prima volta che salgo su una cabina di pilotaggio. No, raga, è proprio come i film, il timone. No, vabbè, che figata. Ma che cavolo è? No, raga, sti strumenti. Oh mio Dio. Pronto? Parla la barca numero Crazy 1234. Ti prego di rispondere, grazie. Ma vabbè, oh, che sfigato che sono. Direi che sono stato molto fortunato, anche perché in ogni cabina di pilotaggio che si rispetti c'è anche una cabina da letto. Di conseguenza, eccolo qua, ragazzi. Un vero e proprio letto dove posso rilassarmi. Questa prima ora passerà velocemente, me lo sento già. No, vabbè, raga, veramente, veramente troppo figo. E in teoria qua c'è il mare, let's go! Che figata! La prima ora è passata e ho riunito tutti i miei amici nel punto più alto della barca. Eccoli qua finalmente, ragazzi, come state? Con la puzza di pesce è malissimo. Invece te, Giada? Io mi stavo scottando, poi ho trovato una soluzione. Ok, ok, signori, siamo qua perché dobbiamo affrontare la prima sfida del giorno. Qui ci sono 3 quadrati, ognuno di noi si dovrà posizionare in uno di essi. Con il motore acceso e con il movimento del mare dovremo riuscire a stare in equilibrio il più possibile. I primi due che perderanno staranno nella cella frigorifera della barca per un'ora intera. La sfida può iniziare in 3, 2, 1, let's go! Il primo che esce dal cerchio perde, raga. Oh mio Dio. Attenzione! Fidatevi che tra mezz'ora comincerete a stancarvi. Passati 15 minuti, li state sentendo? Adesso sì che li stiamo sentendo. Vabbè, allora direi di complicare le cose. Mettiamoci su un piede adesso. Ragazzi, no, let's go, no, inizia, dai, vai su un piede. Oh, su un piede è complicato, eh. No, ragazzi, un piede è complicato. Oh mio Dio. Non potete uscire dal cerchio e non potete far toccare il secondo piede per terra, signori. Oh mio Dio, il mal di mare mi sta attenzione, venendo. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh, no, si è attaccato. Joe ha perso. Adesso rimaniamo Crazy ed io. No, esattamente, Giada. Io non ho intenzione di perdere. Vai, vai, sì, let's go. Regà, c'è la frigorifera per un'ora. Signori, vi tocca stare nella cella frigorifera per un'ora intera. Dai. Almeno dammi un giacchettino, sono tutta scollata. Io vi auguro solamente buona fortuna. Vi presento la cella frigorifera della barca. Oh mio Dio, che puzza! No,
Lo so, dovete capire che qua vengono congelati tutti i pesci. Di conseguenza ci sarà un po' di odorino di marcio. Un po', sì. Solamente un po'. Ma se già c'è il puzzo fuori, immagino là dentro si crepa. Sì, ma fidatevi che l'odore non sarà il vostro unico problema, perché appunto soffrirete un po' di freddo. Cosa? Io già sto morendo di freddo. Sì, dai, no, almeno dacci delle coperte. Si chiama cella frigorifera per cosa? Dovete capire che le temperature arrivano anche a meno 30 gradi. Sì. Vabbè, ciao. Il primo ad entrare sarà Joe. Buona fortuna, zio. Oh, che puzza, ma vedi come si scende. Lo so, è anche rischioso scendere, quindi fai molta attenzione, frate. Se no, ok. Oh. Ok. Sta sentendo un po' male perché c'era del pesce congelato. Giada, è il tuo turno. Aspetta, non mi spingere, non mi spingere, che paura. Vai tranquilla, ti dico che se non entri entro un minuto sei automaticamente squalificata. Dai, aspetta, qua non ci sono neanche gradini. Ok, ragazzi, sta scendendo e anche Giada è scesa. Signori e signori, che schifo. Puzza. Io vi auguro buona fortuna e cercate di resistere il più tempo possibile. Ciao. Sono ufficialmente dentro la cella frigorifera per un'ora. Resisteranno? Non lo so. Ok ragazzi, io già sto morendo di freddo. Andiamo a visitare però un pochino qui, ok? Veniamo qui. Sto morendo di freddo, Giada. Che forza di pesce che c'è qua dentro. Oh mio Dio ragazzi, non potete capire. Oh mio Dio. Vabbè, però per un'ora è fattibile, però, no? Non lo so, senza cibo, senza acqua, no, non sì, lo so sì. Comunque, Giada, ricordati che in un'ora non riesci a raggiungere meno 30 gradi. In effetti hai ragione, Crazy ha sparato un pochino di cretinate. Un po'. Ok, raga, adesso non ci rimane che aspettare il momento di uscire, perché io già mi sto rompendo le scatole. Quindi sediamoci. Avevo capito. Oh mio Dio, raga, mi sa che siamo a meno 4 gradi. Oh, sto morendo di freddo, Giada. C'è solamente acqua e Coca-Cola qua. Come acqua e Coca-Cola? Guarda qui. Ok, dobbiamo resistere un'altra mezz'ora e poi siamo fuori. Però io sto ghiacciando, non ce la faccio. Raga, se non mi date a sputare il ghiaccio. Oh mio Dio, che freddo, che freddo, che freddo, che freddo. Ioni. Oh, sto morendo. Io ci riempirò tra un po' tutta la stanza piena di ghiaccio. Quanto manca, Giada? Penso altri 10 minuti siamo fuori. Oh mio Dio, che freddo. Chiudi. L'ora è passata ed è il momento di aprire la cella dei nostri amici. Saranno sopravvissuti? Ragazzi, apri! Sì, sono sopravvissuti. C'è una forza, siete liberi, ragazzi, vai. Allora, come siete stati? Malissimo. Stati, che era stata sedetita piena di ghiaccio e stavamo morendo congelati. Vabbè, non è un problema, siete ancora vivi, questo è l'importante. Tutti e due sono sani e salvi, possiamo procedere con la... No, fermati, Crazy. Ti giuro, mi sto sentendo male. Tutto quel ghiaccio mi ha fatto malissimo la pancia. No, senso? Ho bisogno di mollare, raga. Mi sto sentendo male. Sei sicura, male. Giada? Sì, raga. Ragazzi, Giada, devi andare. Ragazzi, sei sicuro? Verrai squalificata, sì. Giada. Non mi interessa, mi sto sentendo male, raga. Ragazzi, Giada, abbandona la barca. Oh mio perché Dio. Perché si è sentita male, sicuramente. Mi sto sentendo adesso male. Adesso andiamo a vedere, non vi preoccupate. Oh mio Dio. Credo che si riprenderà. È stato tutto quel ghiaccio. Effettivamente, resistere a temperature di meno 10 gradi non è facile. Oh mio Dio. Ma direi che Giada possiamo farla uscire. Possiamo fare uscire Giada dalla barca, ragazzi. Si sta sentendo male, andiamo. Ragazzi, Giada sta ufficialmente abbandonando la barca ed è ufficialmente squalificata. Siamo in due, sì, siamo contenti, ma soprattutto vi faremo sapere come starà Giada. Non vi preoccupate. Tra l'altro qui ci sono le cabine dei marinai. Le prime 12 ore sono passate, infatti siamo venuti qua alle 7 del mattino e ora sono le 7 di sera. Io sto morendo dalla fame, Crazy. Lo so, sta cominciando a diventare veramente stressante stare sulla barca. Fidatevi che la prima ora era pure bello, ma adesso dopo un giorno intero siamo stanchi. Ci sono sempre le stesse cose poi. Esattamente, ragazzi. Di conseguenza è il momento di cominciare a decretare il vincitore, perché siamo rimasti in due, Joe. E ora è il momento della sfida finale.
L'obiettivo sarà raggiungere il punto più alto della barca, che è quello là, senza però usare le scale. Facilissimo, Grace. Facilissimo. Facilissimo. Ragazzi, avete capito bene, possiamo solamente scavalcare o con le corde, possiamo fare le scimmie, ma non possiamo usare le scale. Ovviamente, ragazzi, la scala finale si può usare, se no è impossibile raggiungerlo. Attenzione, Joe, perché questa sfida continuerà nel caso tutti e due arrivassimo lassù. Ok, ok. Sei pronto? Sì, la sfida inizia in 3, 2, 1. Dobbiamo cercare di salire. Okay. Raga, secondo me la soluzione più ovvia è la corda, per forza. No, no, forse ci sono. No, raga, sono un genio. Oh mio Dio, ma qua rischio di cadere a mare, però. No, raga. Oh, oh, ce la sto facendo. Oddio, oddio. Ah. Occhio, Joe, perché qua se cadiamo ci spacchiamo. Oh mio Dio, raga, raga, sono sulla corda. Sono sulla corda. No, ce l'ho fatta. No, 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 ce la sta facendo. Giù ce la sta facendo. No, 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 no. Dai, 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 no. Ti prego. Sì. Fermo, fermo. No. Sì. No, raga, no. Sì. No. Ce l'ho fatta. Non è giù. Craggy, 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 guarda qui, Craggy. Ho vinto. Io ho detto vinco sicuramente. Non pensavo mai nella vita che quello sarebbe arrivato. Ho vinto. Sì. Dammi i soldi, dammi.